deceduta purtroppo a causa del Covid-19 presso l'ospedale San Marco di Catania, la prima cittadina paternese a comunicarlo. Ai nostri microfoni il sindaco di Paternò, Nino Naso. Nel fine settimana nel catanese sono stati intensificati i controlli dei carabinieri. Tra gli interventi da segnalare nella zona etnea, la sospensione dell'attività di un ristorante di Nicolosi per la presenza di 12 lavoratori in nero su 14, ad Adrano un arresto per droga, a Biancavilla denunciato un 17enne di Belpasso trovato in possesso di un coltello. Al fine di contenere i possibili rischi di contagio da Covid-19 è stata firmata ieri dal ministro Speranza una nuova ordinanza attraverso la quale il governo ha disposto lo stop al ballo e l'obbligo di indossare le mascherine tra le 18 e le 6 anche all'aperto. Negli aeroporti siciliani è previsto un piano anti-Covid per chi arriverà da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. A Catania e Palermo individuate due aree all'interno delle quali tutti i passeggeri non residenti in Sicilia e provenienti dai 4 paesi verranno sottoposti al tampone rinofaringeo. Ad Adrano oggi sono riprese le celebrazioni in onore del patrono San Nicolò Politi. Questa mattina celebrata la Santa Messa nella grotta della Spicurru. Oggi è festa soprattutto ad Alcarali Fusi, ma quest'anno senza le tradizionali processioni esterne, presente anche una delegazione adranita. Buonasera, benvenuti a questo nostro consueto spazio dedicato all'informazione. È deceduta purtroppo a causa del Covid-19 presso l'ospedale San Marco di Catania la prima cittadina paternese. A comunicarlo ai nostri microfoni il sindaco di Paternò, Nino Naso. Triste risveglio quello di oggi per la comunità paternese, registrato purtroppo il primo decesso da Covid-19. Siamo in collegamento telefonico con il primo cittadino di Paternò, Nino Naso. Sindaco, una notizia questa che non avremmo mai voluto dare. Sì, una notizia che abbiamo ricevuto nella prima mattinata di oggi. Dici benissimo, era una notizia che non avremmo mai voluto dare. Abbiamo questo caso, ora ci deve arrivare anche la scheda per vedere le patologie che in questo caso aveva il nostro la nostra concittadina, ma in ogni caso voglio dire il messaggio ancor di più diventa più forte da parte mia, da parte dell'amministrazione, da parte delle istituzioni, che purtroppo ancora questo maledetto virus non è stato convinti, e quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere rispettosi delle regole, delle ultime norme che sono arrivate sia a livello nazionale sia a livello anche regionale, sono stringenti per l'uso della mascherina, per il distanziamento sociale, per sanificare, per la sanificazione, per l'igienizzazione, per e lavarsi sempre le mani. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo convivere con questo virus. Attualmente la situazione dei casi a Paternò qual è? Vogliamo fare un po' il punto della situazione? Allora, attualmente abbiamo 14 casi di Covid-19, 3 sono ospedalizzati, ci sono ancora, sono stati fatti più di 100 tamboni, 120 tamboni, e ancora se ne faranno. Oltre a questa brutta notizia, la situazione sembra stabile, non ci sono altre preoccupazioni, ma sicuramente ci vuole molta attenzione. Oggi per Paternò è una brutta giornata, sono vicino ai parenti della nostra vittima di questo virus, tutta l'amministrazione comunale faccia le condoglianze, siamo a disposizione della famiglia per qualsiasi esigenza nasca.
E continuando a parlare di coronavirus, c'è un focolaio in una casa di riposo a Modica, nel Ragusano. Nei giorni scorsi si era registrato il caso di un anziano poi trasferito a Catania presso l'ospedale San Marco. Adesso è scoppiata l'emergenza con ben 9 accessi nel pre-triage dell'ospedale maggiore a Modica. Sottoposti al tampone sono risultati positivi. Tra questi 9 ci sono 3 anziani che sono stati ricoverati, uno di questi in rianimazione. 4 invece sono in quarantena domiciliare, tra cui 2 operatori sanitari. Cambiamo argomento. Nel fine settimana nel Catanese sono stati intensificati i controlli da parte dei carabinieri. Tra gli interventi da segnalare nella zona etnea, la sospensione dell'attività di un ristorante di Nicolosi per la presenza di 12 lavoratori in nero su 14, ad Adrano un arresto per droga a Biancavilla, denunciato un 17enne di Belpasso trovato in possesso di un coltello. I dettagli nel servizio di Salvo Sidoti. Definito un fine settimana a rischio dalla Prefettura di Catania, sono stati intensificati i controlli dei carabinieri in tutta la provincia etnea, controlli a tappeto nelle zone di mare e in quelle di montagna. Fra gli interventi da segnalare nella zona etnea, la sospensione dell'attività di un ristoratore a Nicolosi per la presenza di 12 lavoratori in nero su 14. I militari hanno contestato al titolare sanzioni amministrative per 45.600 euro, di cui 43.200 per lavoro in nero e una sanzione di 2.000 euro aggiuntiva di sospensione dell'attività imprenditoriale e infine 400 euro per assenza di redazione, protocollo anti-Covid. Sono stati recuperati anche 6.400 euro di contributi e primi assicurativi assistenziali. L'esercente impiegava 12 lavoratori in nero, di cui un cittadino extracomunitario in regola coi documenti di soggiorno. Durante i controlli c'è stato un arresto anche ad Adrano. I militari hanno trovato 7 dosi di eroina all'interno dell'auto di Francesco Restivo, nella parte alta della città. Estesa la perquisizione nella sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto altre 5 dosi della stessa sostanza. A Biancavilla, infine, è stato denunciato un 17enne studente di Belpasso trovato in possesso di un coltello con una lama di 7 centimetri. Al fine di contenere i possibili rischi di contagio da Covid-19 è stata firmata ieri dal ministro Speranza una nuova ordinanza attraverso la quale il governo ha disposto lo stop al ballo e l'obbligo di indossare le mascherine tra le ore 18 e le ore 6 anche all'aperto. Dopo il confronto avvenuto ieri in videoconferenza tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli e i presidenti delle regioni, è stata firmata un'ordinanza alla quale sono state fatte alcune modifiche successivamente in relazione all'attività di ballo e all'obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino. Nello specifico, mentre inizialmente si parlava di sospensione totale di tutte le attività all'interno di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, secondo la modifica portata successivamente all'ordinanza, lo stop riguarderà solo l'attività del ballo. Locali e discoteche dunque potranno rimanere aperti limitandosi a svolgere altre attività come ad esempio la ristorazione. Divieto di ballo anche presso lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o di altri luoghi aperti al pubblico. Per quello che concerne invece l'obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6, quest'ultimo impone l'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico, oltre che negli spazi pubblici come piazzi, slarghi e vie a rischio assembramenti. In relazione a questi 2 punti sanciti dall'ordinanza, le singole regioni non potranno apportare modifiche se non applicare ulteriori misure restrittive. I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita, ha affermato il ministro Speranza. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità, ha concluso, deve essere legata alla riapertura delle scuole a settembre in piena sicurezza. E dal canto suo il ministro Patuanelli ha annunciato che sarà fatto il possibile per dare un sostegno economico alle attività che avranno delle perdite, trovando delle poste di ristoro specifiche anche nel decreto-legge di agosto. E adesso ci fermiamo per qualche minuto. A tra poco.
Enel Green Power è un'azienda specializzata in energie rinnovabili. Grazie all'esperienza maturata nel corso del tempo, offriamo le soluzioni adatte a qualsiasi esigenza. Realizziamo impianti civili ed industriali, garantiamo ogni tipo di installazione. Il nostro servizio è completo e chiavi in mano. I nostri impianti garantiscono gli incentivi dal 45 al 51%. Tu non dovrai pensare a nulla. Dove c'è luce ed energia, c'è amore e la vita continua. Affidati a personale esperto. Scegli Enel Green Power. In questo periodo da Enel Green Power, grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 6 kW 6.000 euro più IVA al 10%. Impianto 3 kW più 5 kWh di accumulo, sempre euro 6.000 più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi, chiamare allo 095 85 74 77 oppure al 340 33 57 408. Questo è il momento giusto per pensare di tagliare il costo della tua bolletta. Approfitta degli incentivi statali. Contattaci e troveremo la soluzione adatta a te. Enel Green Power, Contrada Trefontane, Paternò. Visita il nostro sito internet www.enelgreenpower.it. Ed eccoci rientrati in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. Due donne sono state aggredite da un gruppo di una trentina di bagnanti accampati nelle tendopoli della spiaggia di Barcarello a Palermo, finendo al pronto soccorso. Una delle due è una cronista che stava filmando lo sgombero da parte dei carabinieri della tendopoli per le norme anti-Covid. Alcune donne hanno reagito in modo violento prendendole a calci e pugni. Negli aeroporti siciliani previsto un piano anti-Covid per chi arriverà da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. A Catania e Palermo individuate due aree all'interno delle quali tutti i passeggeri non residenti in Sicilia e provenienti dai quattro paesi verranno sottoposti al tampone rinofaringeo. In Sicilia, nel pieno rispetto delle ordinanze emanate dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, è stato messo a punto un piano finalizzato al contrasto del coronavirus che prevede controlli e tamponi presso i principali aeroporti siciliani per quello che riguarda, nello specifico, i voli provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta e i porti di collegamento della Sicilia con l'Isola dei Cavalieri. A tal proposito è individuata presso l'aeroporto di Catania un'area all'interno del Terminal C, all'interno della quale tutti i passeggeri non residenti in Sicilia provenienti dai quattro paesi comunitari saranno sottoposti al tampone rinofaringeo. Identica procedura con apposita area dedicata sarà applicata anche presso l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Attualmente presso gli altri scali siciliani non sono schedulati voli da Malta, Grecia, Spagna e Croazia. Così come previsto dall'ordinanza del Ministro della Salute, i turisti potranno dunque essere sottoposti al test entro le 48 ore dall'arrivo e proseguire la vacanza una volta accertata la negatività al coronavirus attraverso l'esame del tampone. In alternativa potranno esibire un'attestazione che accerti l'avvenuta effettuazione entro le 72 ore antecedenti l'arrivo sull'isola. Così come disposto dal governatore della Sicilia, Nello Musumeci, i non residenti o non domiciliati in Sicilia dovranno registrarsi al sito siciliasicura.com e scaricare l'app Sicilia Sicura. Per i cittadini che vivono in Sicilia sono state disposte invece l'obbligo di registrazione al sito www.siciliacoronavirus.it e la quarantena. Al termine di quest'ultima sarà effettuato il tampone. Ad Adrano oggi sono riprese le celebrazioni in onore del patrono San Nicolò Politi, questa mattina celebrata la Santa Messa nella grotta dell'Aspicuddu. Oggi è festa soprattutto ad Alcara Lifusi, ma quest'anno senza le tradizionali processioni esterne. Presente anche una delegazione adranita, vediamo. Ad Adrano oggi sono riprese le celebrazioni in onore del patrono San Nicolò Politi. Questa mattina il tradizionale appuntamento alla grotta del Santo, l'Aspicuddu, dove è stata celebrata una santa messa. Ma oggi è festa soprattutto ad Alcara Lifusi, il piccolo comune dei Nebrodi che condivide con Adrano la devozione al santo eremita. Ma quest'anno le celebrazioni anche ad Alcara Lifusi si svolgono senza le tradizionali processioni esterne a causa delle prescrizioni anti-Covid. Tuttavia è stato allestito un ricco programma con tante funzioni religiose ed esposizioni delle reliquie del Santo, culminate oggi con la Santa Messa delle 19 in Piazza Cappuccini ad Alcara. E ad Alcara Lifusi anche quest'anno presente una delegazione adanita guidata dall'assessore Anna Rita Marcellino, che nel tardo pomeriggio di oggi ha incontrato il sindaco di Alcara, Ettore Dottore.
Al telefono da Alcara Rifusi abbiamo il sindaco del comune alcarese, Ettore Dottore. Sindaco, allora quest'anno sono festività un po' particolari, vero? Però la devozione al nostro santo rimane intatta. Buonasera a voi, innanzitutto sì, purtroppo vista l'emergenza sanitaria che c'è in corso ci troviamo ad affrontare dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono veramente particolari. Particolari dal punto di vista materiale, perché magari non viene fatto tutto ciò che è stato svolto negli altri anni, ma concretamente nella fede, nella devozione verso San Nicolò Politi, tutta la comunità si unisce intorno alla figura del Santo. Siamo qui noi devoti, ferventi credenti, a cercare, ecco, di portare avanti quello che è il culto per il Santo Patrono, limitatamente a ciò che è possibile fare in ragione di tutte le misure restrittive che sono state adottate dagli organi competenti. Certo, quest'anno ovviamente non ci sarà la spettacolare processione esterna del Fercolo del Santo, solo la Santa Messa in Piazza Cappuccini. E purtroppo verrà meno quella che è la processione del Santo Patrono, quindi non sarà possibile, ecco, svolgere il corteo processionale con il Fercolo nel quale vi è la presenza della statua e della Cassa d'Argento, e di conseguenza viene meno quella che è, diciamo così, l'essenza anche quella spettacolare e particolare della festa del Santo. La devozione non mancherà mai e vede le comunità di Alcara e di Adrano stringersi attorno alla figura di San Nicolò Politi. Ad Alcara Rifusi abbiamo anche una delegazione che è partita pomeriggio da Adrano, c'è l'assessore Annalita Marcellino. Chi c'è più con voi, assessore? Sì, buon pomeriggio a tutti. Qui siamo, siamo stretti con la comunità di Alcara, con me ci sono l'assessore Pulla, c'è il consigliere Montoleone, siamo qui appunto per stringerci e pregare insieme a tutta la comunità di Alcara il nostro Santo Patrono. Come l'atmosfera lì ad Alcara Rifusi in questo giorno di festa diverso rispetto agli altri anni, assessore? È strana, è stranissima, un po' come l'abbiamo vissuta ad Adrano, la si vive qui. La gente è silenziosa, prega, e aspetta il santo di vederlo e di pregarlo uniti e più forti di prima, appunto per sconfiggere questo maledetto virus che sta fermando su tutti i fronti tutta l'intera Italia e sicuramente in questi giorni di festa ha fermato noi prima ad Adrano e adesso Alcara Rifusi. Si conclude così l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Come sempre vi ricordo che a seguire andrà in onda lo spazio dedicato alle previsioni meteo. Grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. A tutti voi un buon proseguimento di serata.